Nuova Escort, quella con cui Franco Cunico parteciperà al prossimo campionato italiano, ma allora nuove geometrie, nuove sospensioni, ma per saperne qualcosa di più chiamiamo qua Franco Cunico. Eccoti qua. Ciao Franco. E allora senti, un campionato italiano, il 19° per te. Noi sappiamo che tu hai questa capacità di ricaricarti e di ritrovare nuovi stimoli, però voglio fare prima un piccolo passo indietro. Abbiamo visto il Rally di Svezia, vedere un Piero Liatti che ha vinto in Monte Carlo. Certo che tu avessi avuto le stesse possibilità di uno come Piero Liatti o come Miki Biasion, a quest'ora non saresti più nell'italiano. Beh, ma con i mai, con i se, sai, tutti saremo campioni del mondo. Liatti ha fatto una gara superlativa e credo che sia una cosa positiva per tutti noi piloti italiani, che sicuramente, a parte io, ma anche tutti gli altri, come Aghini, Dalla Ville e tutti, dimostriamo sicuramente che la scuola italiana non è assolutamente inferiore a quella mondiale. Quindi un grazie agli altri e complimenti, perché ha fatto una cosa strepitosa. È vero, sono d'accordo con te. E allora, abbiamo parlato tra l'altro hai parlato di Dalla Villa e Aghini, saranno loro i tuoi veri avversari quest'anno, io credo, e parliamo della tua macchina. Ci sono cambiamenti grossi? No, più o meno la macchina è quella che mi ha permesso di vincere l'anno scorso il campionato. Ci sono pochi aggiornamenti, come hai detto tu, nelle sospensioni, quindi noi cominciamo con questa nuova avventura del campionato molto importante. Ecco, quindi comunque ti senti carico anche da quel punto di vista, dal punto di vista tecnico, per ripartire per questo campionato italiano contro essenzialmente Subaru e Toyota? Beh, correndo con Escort, Ford, Martini, Pirelli, Jolly Club, tutti questi. Bravissimo, elencare gli sponsor. Bisogna per forza puntare a fare una bella stagione e corriamo sicuramente per cercare di vincere il quarto campionato. Le probabilità dicono che fosse più facile perderlo che non vincerlo, però noi ci proviamo con il massimo impegno. Io l'entusiasmo è immutato e anche quello di tutto il team. Certo, anche se partire da favoriti è sempre difficile, è sempre un handicap. Grazie Franco, e adesso guardiamoci insieme ancora questo Rally di Svezia.